Dottoressa Danna, giornata importante oggi, vorremmo che ci spiegasse quali sono i criteri grazie al quale effettivamente si è potuta fare questa grande operazione di acquisizione della cittadella. Sì, beh, allora gli elementi fondamentali sono tre: la proprietà del bene, un'idea progettuale che fosse concreta, concretamente realizzabile, e le risorse a copertura. Questi tre elementi sono andati a sistema l'uno con l'altro grazie a tre circostanze positive che sono andate a concatenarsi in questo anno e mezzo, anzi quasi due, di lavoro. La proprietà attraverso la procedura semplificata, le risorse grazie alle risorse PORFESR, principalmente PORFESR regionali, e l'idea progettuale, quella che noi già avevamo grazie anche agli sviluppi precedenti portati già avanti dalle precedenti amministrazioni, che hanno permesso di arrivare oggi a questo risultato. Ecco, quando di fatto il Comune di Mondovì entrerà in possesso del bene, cioè del baluardo? Sì, beh, allora nel prossimo Consiglio Comunale di lunedì, questo il 25, il Consiglio Comunale farà un atto di presa d'atto della procedura legata al trasferimento in titolarità, e subito a valle il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio, con proprio decreto, provvederà al trasferimento formale del bene.